Bentornati a tutti sul canale, ragazzi. Oggi continuiamo con Palworld. Vi spiegherò come effettuare il glitch della duplicazione degli oggetti, che funziona ancora perfettamente con l'ultima patch, e vi aggiungo che io personalmente l'ho testato in una partita single player. Non ho provato il multiplayer semplicemente perché non ho voglia né di creare un server né di aspettare di entrare in un server, perciò l'ho utilizzato giocando esclusivamente in single player, e almeno qui funziona ancora perfettamente. C'è da dire che è un bel po' rompicoglioni da imparare, ma consiste semplicemente nel costruire un oggetto fuori o dentro dall'area della vostra base mentre state camminando fuori dall'area della vostra base. Quindi tendenzialmente è come se voi costruiste velocemente qualcosa fuori dalla porta di casa mentre state uscendo dalla porta di casa, e magicamente quella cosa si duplichi. Purtroppo nella vita reale questo non è possibile, altrimenti entrerei e uscirei di casa con pacchi di soldi all'infinito, ma si può fare almeno in Palworld. Perciò la prima cosa che voglio spiegarvi è come effettuare questo glitch. Innanzitutto, come vi dicevo, dovremo camminare fuori dall'area della nostra base, quindi come ben saprete intorno alla nostra base c'è un raggio delineato da una striscia azzurra, questa che vedete qui al suolo, lungo la quale vi consiglio di posizionare una cassa, anche una cassa di legno. Non dovete per forza mirare alto con questa creazione, e il vostro obiettivo sarà prepararvi un oggetto da creare, quindi dovrete avere almeno i componenti base per poter creare l'oggetto in questione, sapendo che otterrete una copia della quantità necessaria a costruire questo oggetto. Quindi parliamo ad esempio della fioriera che sto cercando di duplicare in questo momento. Sarà costruita semplicemente con legno, roccia, cemento e fiori. Quello che mi interessa a me è il cemento in questo caso. Perciò che cosa faccio? Entro nella rotella delle costruzioni, vado a selezionare la fioriera, l'aiuola, mi posiziono già sul bordo dell'area che delimita la nostra base, quindi su quella fascia azzurra, blu, se siete daltonici di qualche altro colore, e mentre cammino all'esterno costruisco effettivamente la fioriera. Ora, qui voglio fare una piccola precisazione. Alcuni oggetti possono essere creati solo all'interno della base, come appunto l'aiuola fiorita, mentre altri oggetti possono essere costruiti anche leggermente al di fuori della vostra base. Perciò per alcuni dovrete utilizzare il metodo che sto usando adesso, cioè di costruire, quindi di guardare verso l'interno della base, mentre per altri potrete guardare, come il letto che vi mostravo nell'introduzione, potete guardare direttamente verso l'esterno della base. In entrambi i casi dovrete costruire un attimo prima di essere con tutti e due i piedi fuori. Perciò immaginate di restare fermi sulla porta di casa vostra con un piede, la punta del piede destro ad esempio, ancora appoggiata dentro casa, e il resto del corpo fuori. In quel preciso momento dovete schiacciare il tasto quadrato per creare l'oggetto in questione. Ora, i più attenti tra voi si saranno già accorti che il numero, o meglio la quantità di cemento che io posseggo, è magicamente aumentata. Prima da 50 a 90 e adesso in questo momento ne avrò 130. Lo leggete lì sulla barra sulla destra. Perciò, continuando a correre in questo caso fuori dalla mappa, perché come vi dicevo per ogni oggetto troverete la posizione giusta, il metodo giusto per effettuare questo glitch. L'importante è che voi corriate o camminiate fuori dalla vostra base, quindi dall'area delimitante la vostra base, e magicamente, mano a mano che ci proverete, troverete il modo giusto, la posizione giusta per quell'oggetto, o meglio per l'oggetto che state cercando di duplicare in quel momento. Quindi tendenzialmente è tutta una botta di culo. Ma come possiamo fare per rendere questo glitch più continuo, cioè per riuscire ad attivarlo, ad effettuarlo più spesso? Beh, mi sono reso conto con varie prove che posizionandovi esattamente in questo punto, non in questo punto in generale, ma in questo punto dell'area delimitante della vostra base, in cui si crea quella sorta di angolo vivo, quindi immaginate la vostra base come un cerchio, in realtà non è un cerchio, ma è costituito da tante linee rette che si incontrano
creando appunto un angolo. In quell'angolo vivo, se voi riuscite a posizionarvi in modo tale da costruire l'oggetto fuori o dentro l'area mentre voi state camminando fuori, vi verrà un po' più facile. Non sono riuscito a replicarlo con tutti gli oggetti, perché purtroppo l'unico angolo disponibile del genere della mia base si trova proprio vicino al portone e non volevo distruggere tutta la base per ricreare questo glitch. Ma come vedrete da poco, io sto sdoppiando questo forziere di metallo raffinato e attualmente ho 149 unità di metallo raffinato senza averne creata praticamente nessuna. Ne ho create soltanto le prime 20 per poter costruire l'oggetto di base e poi mi sono messo qui a duplicarlo. Perciò, come recap veloce, utilizzando quell'angolo come punto focale, diciamo, per effettuare questo glitch, mi sono posizionato all'interno ovviamente della mia base e mentre correvo fuori facevo apparire l'oggetto con il tasto X o quadrato che sia nel momento in cui stavo fuori dalla base. Quindi qui vi mostro un piccolo rallenti di quando effettivamente ho costruito nel momento esatto. Fate bene attenzione al momento in cui effettivamente creo il forziere di metallo all'esterno. Ho ancora un piede all'interno dell'area della mia base, ma con il resto del corpo sono già praticamente fuori. E andiamo alla domanda che tutti vi starete chiedendo: cosa possiamo duplicare con questo glitch? Beh, tecnicamente possiamo duplicare tutto ciò che può essere costruito, edificato all'interno della base, tranne ovviamente il box per i pal, che è, diciamo, il primo tassello per creare a tutti gli effetti una base. Vi ricordo che può essere effettuato questo glitch attualmente sia in single player che in multiplayer, ma in multiplayer, se ho ben capito da qualche video che ho trovato in rete, c'è un metodo ancora migliore per duplicare. Perciò, se volete proprio giocare in multiplayer, sappiate che c'è un modo per imbrogliare anche lì. Detto questo, potremo duplicare tutto ciò che è possibile costruire all'interno della base, tranne ovviamente le cose che costruiamo con le cose che abbiamo costruito nella base, come ad esempio le sfere pole non le possiamo duplicare, o le armi non le possiamo duplicare ad esempio. Comunque vi assicuro che una volta che ci avrete preso la mano sarà facilissimo riuscire a raggiungere 1000 unità di praticamente ogni cosa. L'unica pecca sarà dover tenere delle casse sparse vicino ai bordi della vostra base piene di roba, che per spostarla ci vuole una settimana. Ora, detto tutto questo, non ho altro da aggiungere. Spero che abbiate capito correttamente come effettuare questo glitch, che il video vi sia piaciuto e che vi torni utile. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!